categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership biofarmaceutica. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per essere un'eccellenza nella ricerca di piccole molecole e terapie genetiche innovative per malattie genetiche rare, per il grande focus sui pazienti, coinvolgendoli nel piano di trattamento e offrendo loro momenti importanti. Il premio va a PTC Therapeutics Italy. In collegamento con me saluto Riccardo Ena, Country Manager. Riccardo, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie. E cosa dice subito così a caldo? Io chiedo sempre un primo commento, naturalmente dopo aver ricevuto questo riconoscimento. Sono felicissimo perché, primo, perché è il terzo anno consecutivo che riceviamo un premio che certifica il lavoro che stiamo cercando di fare in Italia. Secondo, perché riferito a un anno davvero complesso dove l'impegno per i pazienti era davvero complesso. Ci siamo riusciti e sono felicissimo che qualcun altro abbia visto quello che abbiamo fatto. Quindi bene per il team sarà felicissimo di sentire di questo riconoscimento. Certo, naturalmente i complimenti vanno a tutto il team, come ha giustamente detto lei a me, della motivazione, riprendendo un po' quello che abbiamo sentito, ha colpito una parola su tutte, cioè coinvolgendoli, naturalmente ci riferiamo ai pazienti e non è scontato, insomma, quindi grande focus sui pazienti, lo diceva anche lei poco fa. Assolutamente, faccio un esempio perché probabilmente è più semplice per tutti comprendere di cosa parliamo. Questo anno, l'anno ovviamente sotto la pandemia del Covid, gestire pazienti con malattie rare che non potevano accedere ai servizi, che non potevano avere tutto il supporto di cui hanno bisogno era davvero complesso. Noi abbiamo creato un link molto forte attraverso ovviamente i loro medici, direttamente con le famiglie, ovviamente non avendo il contatto, però riuscendo di fatto, supportando i loro medici, a far sì che effettivamente riuscissero ad ottenere quello di cui avevano bisogno, quindi un supporto pieno, con tanto di attenzione anche alle piccole cose, anche per esempio alla fisioterapia, cose che normalmente non possono essere fatte ovviamente a distanza, ma siamo riusciti a creare anche delle piattaforme per poter far questo, permettendo ai pazienti di ottenere dei risultati straordinari, arrivando addirittura ad avere un'aderenza alla terapia, in periodo appunto di pandemia, prossimo al 97%. Qualcosa che ci fa capire che se si lavora insieme con ovviamente i medici, che sono connessi direttamente ai pazienti, ma con grande attenzione si possono ottenere risultati straordinari per i pazienti e per le loro vite, perché per loro avere la certezza di poter continuare la terapia senza interruzioni significa veramente vita, e questo per noi è il massimo. Eh beh, belle parole, sicuramente. Senta, a questo punto le chiedo come approcciarsi al futuro da oggi in avanti. Il futuro è sicuramente ibrido, come si dice. Noi abbiamo già iniziato da un po' di anni a, come dire, costruire delle piattaforme digitali e quindi questa famosa digital transformation per fare in modo che effettivamente si potesse trovare un equilibrio tra la presenza e il lavoro da remoto. È chiaro, non è semplice perché devi avere una profonda conoscenza delle persone con cui hai le relazioni, devi avere una profonda conoscenza del tuo lavoro affinché effettivamente possa avere un profitto serio questo tipo di lavoro. Però credo oggi sia, come dire, la pandemia nella sua disgrazia, tra virgolette, per moltissime persone di cui sono addolorato, è chiaro che abbia dato uno stimolo fortissimo, in particolare a noi, alle aziende che hanno attenzione verso il paziente, a cercare di seguire questa strada. Oggi noi siamo pronti e lo abbiamo dimostrato. Veniamo da un anno, devo dire, straordinario, ad un inizio anche anno 2021 incredibile, dove effettivamente stiamo riuscendo non solo a raggiungere tutto quello che dobbiamo da un punto di vista anche del business, ma soprattutto di poter riuscire attraverso questo approccio ibrido a avere delle relazioni con i nostri stakeholder che permettono chiaramente di avere questo link sempre attento con il paziente. Quindi credo che sarà un futuro bellissimo, anche perché poi alla fine
permetterà anche alle nostre persone, parlo del team, di poter sì. riuscire di fatto non solo chiaramente a poter fare quello che devono, ma anche a poter vivere una vita anche loro personale diversa, perché ovviamente con l'approccio ibrido e col lavoro anche da casa c'è la possibilità di dare un supporto anche alle persone molto certo, vicine. Certo, assolutamente sì. Beh, allora non c'è il 2 senza il 3, quindi anche quest'anno siete qui, mi auguro che proprio parlando di futuro ci si possa rivedere anche per un altro riconoscimento, quindi insomma sarete dei nostri nel caso, noi vi monitoriamo, ormai siete tra le eccellenze, quindi fate parte un po' della nostra, del nostro parterre di appunto di eccellenze del nostro paese, quindi mi auguro di rivederla e rivedervi come team presto. Quindi grazie a PTC Therapeutics Italy per questo premio, naturalmente grazie a Riccardo Ena, Country Manager, per aver chiacchierato con noi, e a presto. Grazie. Arrivederci.